Oggi frequentemente è oppresso da una indefinibile angoscia e nel travaglio quotidiano l'inconscio gli suggerisce un rifugio che lo protesse e lo nutrì, il grembo materno. Per quest'uomo privo ormai di se stesso, anche l'amore diventa la piagnucolosa ricerca del grembo protettore. È tempo di iniziare la discesa. Engine anti-ice. Tested. Tested. Windshield heat. On. Seat belts no smoking. On. Signore e signori, stiamo per atterrare all'aeroporto di Tom Wang a Bangkok. Goodbye. Goodbye, sir. Have a nice day. Goodbye, sir. Goodbye, madam. Goodbye, sir. Guarda Margherita la pagoda, che meraviglia. Domani la voglio proprio venire a fotografare. E hai voglia di avere del tempo. Staremo qui 2 mesi andando avanti e indietro fra Sydney e Tokyo. Vengo subito. Sì? Ah, sei tu. Ma come, non sei ancora pronta? Senti, io vado a fare un giro in città con Caputo e Fambri, vieni con noi. No, ti ringrazio, preferisco restare qui, devo scrivere al mio fidanzato. Li scrivi più tardi, facciamo un giretto prima che diventi... No, te l'ho già detto, preferisco restare qui. Prima di andare via, me lo faresti un pezzo di film? E come si fa? Guarda, è facilissimo, basta che guardi qui dentro, eh? Ecco, allora io vado là e poi tu premi questo pulsante qui, visto? Ah, sì, ho capito. Ecco, mi vedi? Sì. Via. Così ti basta? No, fammelo ancora un pezzettino. Ecco, va bene così. Grazie, eh? Fotografo tutto quello che vedo, cosa faccio, con chi sto. Mettiti un po' tu alla finestra. Ma no, dai, su, perché? Dai. Voglio vedere come vieni. Aspetta. Sai, fotografo che incontro, tutti i miei amici. Tieni un momento, così lui si può rendere conto della mia vita anche quando sono lontana da lui, non ti pare? E anche il pezzetto che ti ho fatto io lo mandi a lui? Certo. E lui? Lui scrive qua tutti i giorni. E non si fa vedere? Come no? Vuoi vederlo? Sì. Vieni. Eccolo. Lo vedi? Non trovi che dovresti farlo un po' dimagrire? Perché lo trovi grasso? A me piace così, lo trovo bellissimo. Sì, non è male, ma un po' mollaccione. E fammi vedere. Ma no, cosa no, dice. Non voglio, non dai, voglio. No, no, male. Dai. Ma tu gli racconti tutto? Sì, tutto, tutto. E che fa? Fa l'avvocato. È figlio di un magistrato. Sta un po' in urto con il padre, perché ha scelto la libera professione. Di dov'è? Meridionale? Sì, calabrese. Oh, senti, questi devono essere Caputo e Fambri. Di che sto scendendo? Va bene. Allo? Allo? By express, please. Yes.
How much? 15. L'Italia annuncia la partenza del volo numero 780 per Tokyo. I passeggeri sono pregati di imbarcarsi attraverso l'uscita numero 50, 6. Right? Good. Good then. Signore, signori, come vi abbiamo già detto, voleremo ad un'altezza di 9.800 metri. La pressione in cabina sarà di 1.000 metri. In caso di avaria al sistema di pressurizzazione, si aprirà automaticamente questo scomparto posto dinanzi a voi. Allora dovrete strappare con decisione la maschera d'ossigeno. Beh, questo resterà attaccato. Portarla al viso, respirando regolarmente. Durante il periodo di erogazione dell'ossigeno è proibito fumare. Grazie. Whisky, brandy? No, non credo. Qualcosa di più leggero? Forse sì, questa è una buona idea. Succo d'arancio, di ananas? No, ora so che voglio. Una birra. A Rheingold beer. Bene, una birra. Una birra? Cos'è questa? Birra? Oh no, ho chiesto una Rheingold Beer. Conosci la Rheingold Beer, oh, no? Oh sì, sì, va bene, mi scusi, vedo subito, Quel passeggero là in fondo non vuole questa birra, vuole la Rheingold, ce l'abbiamo? No. Mi dispiace, ma non abbiamo la Rheingold su questa linea. Questo è l'elenco delle bevande, può scegliere ciò che vuole. Va bene, metti un whisky doppio, senza ghiaccio e poco acqua naturale. Sì, signore. Cinture di sicurezza. Va bene. Stiamo già atterrando? No, c'è solo un po' di vento. È assolutamente strano che una ragazza come lei non conosca la Rheingold Beer. Sai, io bevo solo acqua. Lei è proprio il tipo di ragazzo che dovrebbe conoscere la Rheingold Beer. E perché? Ora le spiego. Ogni anno negli Stati Uniti si fa un'elezione sotto il patronato della Rheingold Beer per scoprire la ragazza ideale che ogni giovanotto vorrebbe sposare ed ogni uomo avere. Oh. Deve essere il simbolo della ruina di oggi. Deve sciare, nuotare e cavalcare. La ragazza con la quale si va in giro, ma anche con la quale si sta in casa. Follow me? Oh, certo. Può non saper fare da mangiare in modo sofisticato, ma cucinare hamburgers o salsicce. Deve saper guidare, anche aiutare il suo ragazzo a lavare l'auto. Oh, interessante. E un tipo come lei sarebbe la ragazza ideale per la Rheingold. Ma io non so lavare le macchine. Desidera dello champagne? Oh, sì, bene. Ho bisogno di tirarmi su, sa perché? Perché? Questa filosofia orientale è da impazzire. Sto lavorando come un matto. Vado su e giù per questi paesi per convincere questa gente a rimpiantare la TV. Mi occupo della vendita. Qui hanno bisogno di alzare il livello culturale di milioni di persone. Un grande mondo sottosviluppato.
La TV potrebbe essere molto utile, ma sono arretrate e desiderano le cose tradizionali. Io non le capisco proprio. Le conosce il nostro programma? Oh, sì, sì. Quali sono quelle che preferisce? Sai, non ricordo adesso, lavoro tanto. Ha mai visto il Perry Como Show, I Love Lucy, Perry Mason, programmi meravigliosi? Oh, sì, sono belli, molto belli, tutti belli. Mi scusi. Signori e signori, abbiamo atterrato all'aeroporto di Don Muang a Bangkok. Si pregano i signori passeggeri di rimanere seduti fino al completo arresto dei motori. Grazie. Give me some vodka. I'll say when. Okay. Who are those people? They belong to the Italian Airlines, Alitalia. Have you ever heard of their service? Are they staying here? Yes, now, because they change crews every 2 months. Scari e pesce. Le 6 regole fondamentali. Interessarsi ai casi altrui. Questo non l'ho fatto. Sorridere. Non ho mai sorriso. Per un uomo o una donna, il nome più armonioso di tutta la favela umana è il proprio nome. Non le ho chiesto come si chiama. Essere buoni ascoltatori, incoraggiare gli altri a parlare di loro stessi. Ho sempre parlato di me stesso. Sapere interessare i propri interlocutori. Ma lei non ha capito cosa dicevo. Fare che gli altri si credano importanti. L'ho fatto? Mi sembra di sì. Ma non ha avuto effetto. Ma dove ci hai portato adesso? Ma non volete vedere il mercato galleggiante? Oh, senti, fa un caldo, io non la posso. Toglietemi un po' davanti, lasciatemi finire. Ma guarda che bella roba, senti che puzza. Ecco fatto. Allora, che fate, venite, sì o no? Senti, Anna Maria, noi siamo stufi, ce ne andiamo. Ciao, ciao Anna Maria. Ciao, buon pranzo, eh. Buongiorno. Ah, è lei? Hello. Sono fortunato. Temevo tanto che non l'avrei più rivista. Lei sembra adoperare questa cosa molto bene. Beh, non è poi tanto difficile, sa. Forse è facile per lei. Una ragazza Rheingold può fare tutto. Ma io sbaglio sempre. Anche a lei viene sfocato? No, ma mi faccia vedere la sua camera. È una macchina bellissima. Gli obiettivi sono luminosissimi. Ma che pellicola usa? È la stessa che adopero io. E allora che succede a me? Ma non lo so. Tenga. Vediamo un po', eh? Ecco, venga con me, guardi là. Ah, così? Mi faccia vedere, eh? E no, non così. Con questa luce ci vuole almeno un 16 di diaframma, eh? Ecco, così. Provi adesso. Bene. Vediamo un po', provi a fotografare... Oh, ecco, guardi, quel gigante laggiù.
Calcoli lei a occhio, eh? Metta all'infinito. Aspetti, ecco, così. A proposito, qual è il suo nome? Anna Maria Sivieri. Anna Maria, un bellissimo nome. Sa, io ho fatto tardi, eh. Dovrei andare, arrivederci. Le va in albergo? Sì. Qual è il suo albergo? L'Erawan. Ma guardi, che combinazione, anch'io abito lì, l'accompagno. No, la ringrazio, degli amici che mi aspettano qua vicino. Comunque la ringrazio, eh. Arrivederci. Anna Maria? Sì? May I? Se vuole. Guardi, io devo proprio andare, sa, si è fatto tardi. Arrivederci, eh? Buonanotte. Che fa? Dove va? Vado a dormire. No, stia un altro poco con me. Ma non ha ordinato una birra? Non importa, non importa. Ma allora cosa vuole da me? Tutto uguale le donne, Marianne. Me l'ha scoperto adesso. Comunque io mi chiamo Anna Maria. I don't care, it's the same thing. Buonanotte. No, no, per piacere. Per piacere. Ma che cosa fa? Forgive me, forse ho bevuto troppo, mi vuol perdonare? Sì, sì, ma allora mi lasci andare. Devi dirmi prima che mi perdoni. Va bene, la perdono, eh? Beh, se sono perdonato, perché se ne va? Ma perché sono stanco, sonno e voglio andare a dormire. Buonanotte. Allora mi lascio il scarf. Ma se lo tenga. A te, non capisci che io ti amo? Ma lei non capisce quello che dice, la prego, mi lasci stare, su, mi lasci stare. Ho bevuto troppo perché mi sono innamorato di te, Maria. Ma mi lasci stare! Mi lasci stare, su, la prego, mi lasci stare, mi lasci! Oh. Si calmi, eh? Si calmi, su. Faccia così, eh?
E stia zitto, altrimenti mi svegliare tutti, no? Su, su, da bravo, eh? Venga, venga, prova ad alzarsi, eh? Ecco, così, bravo, eh? L'aiuto io, eh? Ecco, ecco, venga. Ha bisogno di rinfrescarsi un po' la faccia, eh? Ecco, così. Ma buono, eh? Buono, buono, eh? Da bravo, eh? Ecco, così. Venga. Su, su. Si torna un po' la giacca, eh? Così, da bravo, eh? Sì, sì, eh? Mi lasci le mani, eh? Ah, non mi devi su, sì, mi devi sì, la perdono. Ma adesso si calmi, eh? Se ne vada, da bravo. Ci vediamo domani, vada a dormire adesso. Parleremo tutto domani, eh? Da bravo, vada. Ma che cosa fa di nuovo? Oh. Su, su, provi ad alzarsi, eh? Mi deve aiutare, ho bisogno del suo aiuto. Sì. Mi sento male, mi deve aiutare. Sì, va bene, ma non faccia tanto rumore, qui svegliamo tutti. I feel so bad, I need you. Va bene, l'aiuto io, ma si calmi, mi raccomando, Come si sente? Meglio? Molto meglio. Bravo, stia calma adesso, eh? Io resto qui, lei provi a dormire. Provi a riposarsi un poco, eh? Io non me ne vado. Resto qui, eh? Fammi vedere in pace. Non mi posso trattenere. Capisco. E allora vattene, lasciami in pace. Vattene, sbrigati. Maledetto schifoso, cornuto. Oh, qua è finito. Come si fa a fermare questo coso? Carlo? È finito, Carlo. Carlo! Ecco. Ah, fermo un po'. Ho visto. Credo di avere un altro pezzettino di film. Lo vuoi vedere? No, 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 bastami, basta. Vedi, ho capito subito che quell'americano è uno psicopatico. Pomicione, a casa mia si dice pomicione. Niente di grave, ci sono molti tipi di psicopatici. Vedi, quando ho letto che questo gioco... Connuto. Non abbatterti. Ma io ne do lui. Beh, in questo caso non direi... Avanti, va. Quando ho letto che questo Joe storpiava i nomi, ho drizzato le orecchie, perché storpiare i nomi è un segno minimo ma preciso. Poi c'è la faccenda del foulard, è tipico, lo classifica, un feticista. Poi il portamento, l'espressione, le spalle, una più bassa, una più alta, l'andamento, la Wrangle Girl, i pianti, le lacrime, le violenze. Insomma, la diagnosi è esatta. È uno psicopatico affetto dal complesso di Edipo. Insomma, sarebbe un maniaco sessuale. Sì, solo che invece di farsi mandare i film, salta addosso direttamente all'originale. E magari anche adesso. Si capisce. Si ubriacherà, si lamenterà, rimpiangerà. Insomma, anche lui ha il suo stile. E potrebbe anche baciarla. O strangolarla. Certo, l'America e l'Inghilterra sono piene di maniaci sessuali e strangolatori. Proprio piene no, c'è rimasto qualche posto libero. E allora? E allora deve semplicemente rivolgersi agli amici, a quelli dell'equipaggio e farsi proteggere o accompagnare. Oppure... Ma via, via, non lo farà mai. Vorrei vedere che ci provasse. Non la conosci come timida, almeno lo spero. E io che ci sto a fare? Affari tuoi, oppure c'è un'altra soluzione. È morale? Ma sì, è morale, stai buono, stammi a sentire. Allora, quello, l'americano, si è innamorato di Anna Maria per quella sua aria timida, riservata, pulita, onesta, materna. Certo, anche il mestiere di hostess ha contribuito. La gentilezza, la sicurezza protettiva. Se denunciassimo il fatto all'ambasciata. Sì, all'ONU magari, sei uno psicopatico. Sono un maschio. Ecco, allora sentimi. Se Anna Maria si trasforma, sentimi bene, eh? Se cambia pettinatura,
anche addirittura il colore dei capelli. Poi porta degli abiti attillati in modo da farsi un pitino, capisci? Per far vedere agli altri com'è fatta? Beh, mai. Ma deve ubbidirti anche se le secca. Secca a me. Quella ragazza, poverina, la compiango, è vittima della sua aria riservata, pulita, soprattutto con te. E allora? Allora se perde quell'aria illibata, materna... Io la lascio. Il nostro strangolatore si spaventerà e scapperà. Allora vuol dire che quello lì è innamorato perché Anna Maria ha l'aria per benissimo. Sì, certo, come te. No, mi ero stufata di vedermi la stessa faccia, ecco tutto. Da retta a me stai meglio così. Sei sempre stata una bella ragazza, ma così stai proprio bene. Senti un po', ma che fai così appartata? Eh? Scusa un momento, torno subito. Ma questa deve essere diventata matta. Figurati che succede quando il fidanzato che è calabrese la vede conciata così. Martini, please. Hi, Joe. Come va? Posso avere una sigaretta? Thank you. È molto caldo oggi, vero? Vuoi bere qualcosa? Mi fai ballare? Ma che hai fatto? Poi te lo dico, Ti prego, stammi vicino. I'm a fool and you are a whore. Si pianta saldamente sotto le giunture della pietra, così il peccato si introduce segretamente nella vendita e nelle compere. E questa è la ragione per cui il segretariato del secondo simposio di ricerca motivazionale ha fatto cadere la sua scelta per la relazione di apertura sul nome del professor Giulio Carlo Pizzoni, che pur
presiedente da molti anni negli Stati Uniti, al cui articolato development socio-economico dedicato la maggior parte delle sue ricerche, non ha mai trascurato e anzi in questi anni ha seguito con attenzione più scrupolosa la parabola di sviluppo dell'economia del nostro paese. Laureato a Harvard e guest professor al Massachusetts Institute of Technology, il professor Pizzorno è uno dei più illustri collaboratori del professor Allen. In Italia egli intende aprire un centro di sociologia applicata al settore pubblicitario dei consumi. Tema della sua presente conferenza sarà sviluppo della produzione e incremento dei consumi, nuove prospettive offerte dalla conoscenza dell'io segreto del consumatore. Altro motivo di riconoscenza per il professore è che egli ha accettato il nostro invito nonostante una temporanea affezione alle corde vocali gli impedisca di esprimersi con facilità. Cedo la parola al professor Pizzorno. Chi è il consumatore medio? È l'italiano del miracolo economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali remore psicologico del risparmio, stimolato dagli incentivi più evidenti, l'esempio, l'emulazione, la pubblicità, le facilitazioni d'acquisto. Questo consumatore medio è un incalcolabile serbatoio che può permettere alla produzione di mantenersi ai livelli raggiunti e di superarli trionfalmente, purché venga costantemente controllato, sondato, sviato, incitato, frustato. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Oh, guardate che io mi fido di voi, eh. Stia tranquillo, signore, è uno dei modelli più riusciti di quest'anno. Fulmina, ciao. Oggi chi sei, Shepard? Sei Nembo Kid. Fammi pensare, l'uomo mascherato. No. Buffalo Bill. E chi è? Va bene, ci rinuncio. Sono Pasolini! Bravo, ciao. E lì, è una cannonata. Non funziona. Come non funziona? Cosa ne so io, si sente soltanto l'audio. Ma perché l'avete toccato, ve l'ho detto. Avete provato col comando non a distanza. Non funziona. Basta. Ricky, la vuoi piantare, per favore? Sì. Grazie. Hai visto? Hai visto che cannonata? Vediamo la pubblicità col nuovo televisore e poi andiamo a letto. Capito? Tori, mettilo a posto. Cannonata! Cannonata! Bagniamo? Quant'è che te l'hanno valutato il vecchio? 30.000. Ma come? Se era quasi nuovo. Superato, già molto che mi hanno preso indietro il mio, figura. Dopo Giglio, dopo Giglio! Dopo Giglio! Mamma, che freddo in questa occasione cittadino. Non riesco a dormire. Hai visto, è come il nostro. Lo dicevo io di non comprare solo una casa tanto grande. Mi sta allarga di circonferenza. Io da qui me ne vado. Mi do lo sfratto. Pista! Dopo Gigi si è fatto male. Oi, che crapata. Ma no, guarda, si è rialzato. Oh, ecco qua, questa sì che mi convincerà, eh? Piccolotta, ma molto accogliente. Ai, mettimi giù. No, Topo Gigio, tu non ci puoi restare qua dentro. Cosa mi dici mai? Perché ancora nessuno te l'ha comprato. Il nuovo Super Television 24, maneggevole, ultra piatto.
Perciò ti devi accontentare del Super Television 33 panoramico gigante. Poverino, guarda cos'è che ci hanno fatto. Io voglio dire. La casetta per la campagna. Bambini, vi prego, aiutatemi voi. Voglio stare in una casettina più piccolotta. Povero papà, guarda cos'è che ci hanno fatto dopo Gigio. Ma non gli date retta, un cretino. L'invecchiamento psicologico del prodotto è forse il principale alleato della nostra industria in una congiuntura come l'attuale, che vede in larghi strati di consumatori profilarsi il periodo della piena saturazione. Sottovalutare questo pericolo equivarrebbe a chiudere gli occhi di fronte al problema numero uno dell'industria, che è quello di evitare ad ogni costo un calo della produzione. Loro signori dovranno perciò studiare sempre nuove campagne di richiamo per far nascere nuovi desideri, nuovi bisogni e provocare qualcosa come uno stato di scontentezza sistematica nei consumatori. Disse Omo Adola, ce ne andiamo un po' sorpresi. Cos'è? Oh. Ag! Disse Ava, vera mamma? Tu vorresti il mio amor per poi farmi il lecchie nor? Camai! Io non ci stocco! Quello che non piace a me è un bastardino bebè! Ma insomma, la vuoi piantare, Antonella, per favore? Buona, buona Antonella che disturbi la scuola. Eccolo qua. Ah, bravo. Chi è, Camo? Ma guarda che roba, sti disgraziati matti. Pirla. Assassini potenziali. Vedi, io in questi casi augurerei una disgrazia. Proprio la morte no, ma... La macchina fracassata. Una bella minorazione a vita. Porca miseria. Della lì, la tua passione, i 1.800. Questa quanto potrebbero valutarcela? 300 al massimo. Ma scusa, dando questa più il milione. Non ce la facciamo lo stesso. 1.800 è 1.700.000. 1.830 su strada. Meglio ancora, figurati. E poi scusa, con il milione non dobbiamo dare l'anticipo per il terreno. Ma cosa fai? Ma perché non sorpassi, bambagia? Ma pensi che vale la pena quel terreno là? Conviene sempre andarlo a vedere, no? Dopo mangiato, chi ce lo proibisce? E muoviti! Io non lo so, comprano i 1.800 e poi vanno a passo l'uomo. Adesso quello lo frego io. Non vedi che non mette nemmeno fuori la freccia? Ma... Delinquente, farabutto! Carnuto, schifoso! Ma che roba, va! Brutto vecchiaccio! Il solito barbone non sa guidare, ma va a imparare, va! A ricovero, invece di portare la macchina! Brutto vecchiaccio! Capirei, aspettato che arrivasse l'autocolonna per superare sto problema. E quello lì cosa vuole adesso? Ma non lo vedi che non puoi sorpassare? Ma perché devi passare davanti a me? Chi te l'ha ordinato, il dottore? Stai lì, stai! Vedi che si affianca? Fallo passare che si ammazza! Ma cosa vuoi tu? Ma passa! L'hai trovato il fesso, e allora passa! Oddio! La madonna! Oddio! Non guardare! Dai, adesso va via! Piuttosto i bambini, come vanno? Hai un'occhiata, guarda se hanno visto. Dai, puoi guardare sti bambini. Come va voi? Niente. Sarà stato giovane. Solito ciclista, aspirante suicida. Quello lì per me è bello morto. Oh, io non ci avrei neanche il coraggio di raccogliere. Sei obbligato. No! Commissione ma di dai, soccorso. No! Poi il sangue non va via? No, sui sedili di plastica va via. Basta acqua fresca e pasta d'amido. Certo che quello lì ha la Mercedes, ha i sedili di stoffa, una bella grana, te lo dico io. Se non l'ha messo sotto lui, lo rimborseranno. Sono mica teruti. Come? È un atto volontario. Morto potrebbe anche... Sì, ferito potrebbe anche dire... Oh, non sono mica stato io che vi ho pregato. Mamma, mamma. Addirittura? No, sono stupidaggini, ma sai, incidono. Oh, ecco l'autostrada.
sei oggi, Nembo Kid? Superman! Prima era Dracula. Di un po', sarà mica matto, nostro. Ma va, cosa dici? Ah, ecco, qui c'è l'ingresso del ristorante. Basta che ci sia posto. Hai fame, Ricky? Sì, c'ho fame. Venite, qui c'è un posto libero. Scusi, signorina, è libero quel tavolo lì? Oh, no, signore, non si può entrare di qui, signore. Come non si può entrare? Qui c'è una porta. No, no, dall'altra parte deve entrare, signore. Lei deve fare tutto il giro e poi si accomoda. Ma se quel tavolo lì è libero? Non si può, signore, qui no. Ma perché non si ma può? Ma non si può, ma non vede la segnaletica lei, signore. Quale segnaletica? Ma non la conosce questa, signore. Ma chi se ne frega della segnaletica? Non si può, su. Ah, va, c'è l'acqua. Andiamo di qua. Su. Dai, Ricky. Avanti, Antonella. Vediamo che di qui va di bene. A me mi sembrano matti. Ma chi gliel'avrà data la laurea con l'ingegnere che ha fatto sta roba qua? Ti fanno girare tutto il palazzo avanti e indietro e per dopo entrare da quella porta lì, io non lo so, roba da matti. Cosa c'è ancora? Cosa succede? Ma guarda che bello. Cosa fate? Non riesco, levarglielo, lo vuole per forza. Dai, non facciamo delle brutte figure davanti alla gente. Prendiglielo e non parliamone più. Anche io voglio qualcosa, non solo Antonella. Va bene, prendi una cosa anche tu, ma sbrigati. Su, dai, andiamo che freghiamo tutto. Prendiamo anche questo. Oh, prendiamo questo che c'è anche le mandorle. Guarda, il mitra. Cosa ne dici? Quasi quasi mi faccio un regalo anch'io. Eh? Sì. Sta qui per la macchina va benissimo. Regalati anche tu, eh? Cosa? Ah, questo, che cos'è? Ma deve essere un portapane. Forse un portafrutta. Bellino, lo prendiamo. O uno strumento. Blablabom. Ma bisogna prendere anche il cagnetto. Si è scoperto che l'assenza della persona fisica dell'intermediario, cioè del commesso, eliminando la necessità di fare una scelta preventiva e di rivolgere la richiesta, produce nel consumatore una concezione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni e di tradursi in acquisti il più delle volte superflui o addirittura inutili, salvo a riacquistare coscienza al momento della verifica alla casa, ma ormai è troppo tardi. 14.800. Quant'è? 14.800. Ma senti, non hai ancora finito? Un momento, qui c'è 15.000 lire di biscotti, capirai. Grazie. Tolto invece di star lì, perché non viene a darmi una mano? Come faccio coi bambini? Oh, Antonella, guarda, ti sei ingiastrata tutta col burro, mamma mia, guarda. Permesso. Su, andiamo, ecco. Andiamo a lavarci le mani. Che mi sporco. Dov'è che la metto la roba? Ah, che schifo. Ha deciso, signore? Ho deciso, così mando la lista adesso. Poi io qui non ci capisco un accidente. Abbiamo due combinazioni, signore. La numero uno, prosciutto e melone, crema d'asparagi, pollo arrosto guarnito, quarto di vino, pane e frutto, cran caramel. La numero due, ravioli raguttati, due volte game, quarto di vino, pane e frutto, cran caramel. Pollo d'allevamento o pollo ruspante? Di allevamento, signore. Se permette, signore, servo gli altri clienti, intanto che lei decide. Papà, che cos'è il pollo ruspante? Cos'è il pollo ruspante? Adesso te lo spiego subito, eh. Dunque, il pollo ruspante, vedi, è un pollo libero che vive in campagna, un po' disordinatamente, senza criterio. Mangia quando può, dorme quando ne ha voglia. Sono rimasti pochi, eh. Pollo d'allevamento no, invece è un pollo che sta lì, nel suo allevamento. Mangia ore fisse, cresce un tanto al giorno. E perché tu preferisci il pollo ruspante? Beh, è più saporito, insomma. Forse perché mangia con più appetito. Cioè, mangia quando vuole e come gli pare, insomma. Anche la cacca se la trova per terra. Sì, sì. Un giorno non ha voglia di mangiare, non mangia. L'altro giorno invece si fa una bella scorpacciata e mangia tanta roba. Poi se è un pollo insofferente, corre, scappa, va via. Va con le galline, becca, fa del moto. Vola via. Come un coyotes? Eh? Come un coyotes? Eh sì, come un coyotes. Beh, insomma, è questo libero, diciamo, arbitrio che molto probabilmente lo rende più saporito, capisci? Beh,
pollo d'allevamento invece no. Il pollo d'allevamento, capirai, fin da quando lui è piccolino, vero? Fino a quando è pulcino, viene messo nel suo bel reparto, viene abituato, sottoposto a una disciplina. Insomma, lui non può assolutamente decidere di niente, capisci? Fa soltanto quello che gli dicono di fare. Luce rossa, sveglia. Luce verde, mangiare. Campanello, basta. Luce rossa, dormire. Luce verde, si risveglia. E così via, capisci? Però intanto il suo vitto assicurato e così ingrassa scientificamente, ecco. Insomma, agisce il suo subcosciente. Non hai capito? Insomma, comunque lui non può decidere un bel nagotta. Forse per questo che è meno saporito, perché ha deciso, ecco. Signore? Sì, vada per la seconda combinazione, mi porti un uovo al tegame. Due uova al tegame, signore? No, guardi, io ne mangio uno solo, perciò me ne porta uno, per favore. Mi dispiace, signore, ma la combinazione prevede due uova, non possiamo mica cambiare. Va bene, gliele pago tutte e due, però lei me ne porta uno solo. Mi dispiace, signore, ma io devo portargliene due. Va bene, me ne porti tutte e due, vorrà dire che uno lo sbatto sotto il tavolo. E può fare l'uso che crede, signore. Com'è antipatica questa qui, madonna. Allora, più avanti. No, deve essere proprio qua. Non credo che da queste parti ci sia un'altra Svizzera dei Lombardi. Sarà perché io tonto, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole, venirmi contro e tenere a te, guarda come dondolo. Napoli! Dove? Lì! E il lago dov'è? Sarà dopo la montagna. Vieni che domandiamo. Scusi, è qui la rotizzazione sul lago? Di un certo signor Cotto? Si può visitare? Vista, brutta faccia, non sarà mica il padrone. Ma no, non lo vedi, il guardiano. Classica faccia dell'immigrato interno. Buongiorno, signor Cotto? Ma quella forse sarà la macchina, ma lui, scusi, dov'è? Ce lo dobbiamo cercare da soli. Certo che questo qui non incrementa mica le vendite. Ah, no, di certo. Senti, bambini, sarà meglio lasciarli qua, Senta, c'è mica pericolo qui per i bambini? Ha fatto segno di no. Stai qui, Antonella, buona, Mi raccomando, non vi allontanate, Senti, aspetta. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo, ballo il twist. Sai perché le mie mani sono più bianche delle tue? Perché sono lavate con uomo. Allora resto in attesa di una loro conferma. Arrivederci, buongiorno. Cotto! Piacere. Piacere, sono qui per i lotti. Sì, mia moglie. La lottizzazione, abbraccia un'area di 28.000 metri quadri, suddivisa in 24 lotti varianti dai 1.000 ai 1.100 e ai 1.200. Noi provvediamo alla sistemazione stradale, vero, e a tutto ciò che è acqua, aspettami, luce, energia, naturalmente le foglie e compagnia bella. Ma dov'è che si sono cacciati? Vengo, ecco. Pressi 8.000, 9.000, 10.000 metro quadrato, 8.000 più bassi, 9.000 mezza costa, 10.000 parte alta. Condizioni di pagamento preferibile contatti nell'interesse nostro del cliente. Naturale. Facilitazioni, un terzo subito, un terzo la stipula, e il resto a casa. Fermalo un po' questo qui, per piacere. Scusi, è stato dei bersaglieri. Sì, terzo reggimento Milano. No, mica peraltro, qui c'è una signora. Cotto, buongiorno signora. Buongiorno. Altre spese c'è la tassa di iscrizione, atto di rendita, scarto cartelle, sì. Interessi e mutui. Disponibilità poca. Sa, qui in questi momenti i terreni vanno a ruba, vanno via come le cicche. Disponiamo ancora di qualche cosa lì a mezza costa, sulla pineta. Ecco, lei dal picchettato vede subito quel che è il 1.000 metri. Però guardi, nessuno compra i 1.000 metri, signora. Ah no? E io le do un consiglio: di non comprare i 1.000, signora.
E perché? Perché qui tutti hanno comprato i 3.000, 5.000, 6.000 metri. Ma ci vuole la grana. Più che altro per un fatto psicologico, ce lo dico, sai, in un complesso così con 1.000 metri lei domani si trova frustrata, insoddisfatta. Guardi, il professor San Vittorio, là, ha comprato 6.000 e fa un complesso, insomma, mica per dire. C'è ancora là i due lotti liberi alla Pinetta, ecco. Quali? Quelli sono quelli lì, guardi. Quei due lì? Sì, quei due. Andiamo lì a vedere. Sentite, 1.000.000 non rientriamo neanche con le spese. Ma una roba da matti, lo so. Ma perché non dobbiamo mai essere all'altezza? No. Da qui poi sarebbe la Pinetta, bella Pinetta. Ecco, loro potrebbero unificare i due lotti e avere il panorama sulla Pinetta, è vero, anche con un accesso, come dire, privato. Lei può immaginare fra 20 anni, 30 anni la ricchezza di questo posto con queste piantagioni. Ma deve essere un vero paradiso, signora. Sì, sì, senta, ma come forma di pagamento, non so, si potrebbe studiare, per esempio, 1.000.000 subito e magari il resto... Sì, 1.000.000 subito e il rimanente alla stipula. No, ecco, veramente io dicevo, 1.000.000 subito e il rimanente a no, piccole rate. No, a parte il fatto, signore, che io non credo che il gruppo prenderebbe in considerazione la sua proposta. Ah no, eh? Sa, anche per selezionare, vero? Nel suo interesse anche. Per 1.000.000 di anticipo anche il terrone giù alla porta potrebbe accarezzare qualche idea. Eh sì, capisco. Ma poi, veramente io proprio ce lo sconsiglierei. Oggi la tendenza è contraria con questa programmazione. Lei sa che bisogna liberarsi, investire. Prevenire la svalutazione. Oggi la gente, vedi, hanno paura, gli scatta i soldi nella mano. E allora, guardi là il professor San Vittorio. Cosa fa? Ha snocciolato i suoi 40 milioni, cassa fulminante, tutto anticipato. Certo, insomma, per un professore come lui fare un assegno di 10 milioni è come per me o per lei farne uno di 1.000.000. Venga, signora, ci faccio vedere il suo lotto. Ma perché non ce lo dici che ci abbiamo solo 1.000.000? Ma neanche per sogno, tu sei matta. Quello lì sarebbe capace anche di non crederci, sai. Loro lo conosceranno, il professore. Sì. Lei forse lo conoscerà meglio. Signora, vada pure avanti. Dermo. Scifilopatico. Ah, sì. Posizione di prim'ordine, guadagna quello che vuole. M'ha detto in confidenza che c'è una clientela ricca, esercenti, professionisti, personalità, tutti sifilitici. E oggi è una malattia generale. Poi sa, con questa legge che invece di ridurre ha incrementato certe cose, è tutto oro per lui. Signora... Ma chi è sto professore? Cosa vuoi che sappia? Certamente uno che guadagna più di me. Ma ringrazio il signore. Sì, ringrazio il signore. Io non lo so. Al mondo c'è un giro di quattrini che non finisce mai. Come fa la gente io non lo capisco. O li rubano i soldi o io sono più fesso degli altri. Fa anche un freddo bestia qua. Ti sei dimenticato come ce la passavamo prima? Ah, sì? Allora aspetta un po'. Dove vanno a finire i quattrini? Allora il difetto è nel manico, scusa, eh. Cosa vuol dire? Ma sì, nell'amministrazione, nelle tue economie. Allora la colpa sarebbe mia. Ma certo che la colpa è tua. Devi ammettere che in questi ultimi tempi ci stai molto meno attenta di prima. Una volta facevi i tuoi conticini, tenevi le tue cose. Adesso dov'è che vanno a finire i quattrini? Due maledetti rate! Ci penso alle mie rate e penso anche a quelle del tuo pelicciotto. Signori, se non ti dispiace. Da questa parte. Ecco, guardi, là c'è il lago, là è una meraviglia. Un po' esposto però, tira un vento. Ma no, è un'arietta che vai che viene, so bello. E questo qui è il lotto in dove che il professore costruisce il suo cottage. Uè! È certo che è una bella posizione. Ha seminato anche qui così. Ma non lo vuole mica capire quello lì. Ma c'ha la mania del seminare, quel maledetto custode che mi fa il sabotaggio. Ma se viene il professore, cosa gli posso dire io al professore? Non lo so. È successo qualcosa? Ma che cavolo gli racconto io al professore quando trova un orto al posto del suo lotto? A tasca fuga dai mia, quel casarunta lì in quella, sarò un paio, tutta in roba. E neanche che sì, con tu sante fie, morro di fame, morro di fame. E lui che da lavorare, il po', e la cosa, e lui rispetta, minga, io ancora, sarò un paio, tutta in roba. Che peccato, guarda che belli, è proprio un peccato, beh. Ma che cosa c'ha? Con chi ce l'ha quello lì? Ce l'ha con quello che ha piantato i cavoli qui nel cottage del dermo sifilopatico. Ma in fondo che male ha fatto? Capirai, un terreno che vale 12.000 lire al metro quadrato, quello ci va a piantare i cavoli. Ma non ci hanno ancora costruito, scusa. Ma non c'entra questo, non è il fatto di per sé stesso. È il controsenso storico, ecco.
Venire a piantare i cavoli qui vuol dire non aver capito niente. Ma niente che cosa? Ma niente, di niente, del Mac, del miracolo economico, dell'evoluzione dei tempi. Quello lì è un uomo che vive completamente al di fuori della nostra epoca. Pianta i cavoli, ma vada in fabbrica a lavorare, che c'è bisogno di maestranze. Sì, poi ma... i cavoli vengono dalla Siberia, cosa discute? Chissà quanto avrà sgobato quel povero Terrone lì per piantare sti cavoli. Certo che è una bella mascalzonata. Ma cosa vuoi che gliene freghi a quello lì di questi quattro cavoli? Sì, quanto gliene frega del nostro milione. Allora sai cosa ti dico? Che un bel chi se ne frega glielo diciamo anche noi. Ehi! Ma sì, mandiamo tutto a monte, il terreno, il lago, il mutuo, il cottage, il credito agrario, ma chi se ne frega? Ma lo faresti sul serio? Certo che lo farei. Ma perché? Ce l'ha ordinato il dottore, la Svizzera dei Lombardi. Ma chi se ne frega, dico io? Il sifilitico c'ha quattro lotti sul lago e chi se ne frega? Se li tenga! Ma perché ci dobbiamo rovinare la domenica e chissà quanti altri giorni della nostra vita per mille schifosissimi, luridissimi, sifilitici metri quadrati di questo terreno melmoso, fangoso, schifoso? E chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Dico io! Va là, cotto, che vai bene! E adesso chi glielo dici? Tu non vorrei mica che glielo dica io, no? Stai fresco, questa figura mai. Cerca di capire, non glielo posso dire io col tempo che gli ho fatto perdere, quello lì monta tutto in bestia. Dai. Vieni come via facciamo? Con me, va. Fai finta di niente. Vieni con me, Dodè. Dai, tagliamo la corda, non farti accorgere. Come? E tu vieni dietro, me tanto quello lì che io lo conosco. Non lo vediamo più, chi se ne frega. Va bene. Dai, fai finta di niente. Corri, accelera, dai, accelera. Sì. E dai, muoviti. Conosci o non conosci la segnaletica? Muoviti, Ricky, che partiamo. Hopla. Ricky, sei ancora lì? Ricky, vieni! Chi sei oggi? Nembo Kid? L'ho visto, sei papà, è uscito dal lago con le ali lunghe 100 metri e le fiamme che gli uscivano dagli occhi ed è volato via! Ma chi è? Lo sai tu? E chi è? Pollo Rospante. Che non va mai dimenticato che il consumatore non è soltanto un miscuglio di impulsi e di motivi inconsci da divisare ai fini del consumo. Molte volte noi fidandoci troppo dell'inconscio sottovalutiamo il conscio, la ragione, la prudenza, la modestia, il sentimento, il buonsenso, che sono anche fattori di primo piano, e ci troviamo di fronte a dei disgiunti di cui non sappiamo farci ragione. In questi casi sarà tuttavia sconsigliabile di abbandonarsi al pessimismo e bisognerà sempre tener presente che ormai il consumatore si condiziona da se stesso e quella spinta competitiva che siamo riusciti ad imprimere alla società del suo tempo ormai fa parte della sua natura, del suo io, e lo stimola a raggiungere sempre nuovi traguardi. Cos'è, piangi? E come no? Ti vedo, sai. Sei mica arrabbiato. E allora perché piangi, scusa? Ma sei mica arrabbiato? No. Sai che non me la ricordavo più la tua faccia quando piangi. Quanti anni saranno che non piangi più? 5, 6. Non lo ricordo neanche. E una volta piangevi per niente, piangevi. Bello è che attaccavi la carraniera anche a me. Una volta era meglio di adesso. Forse. E per questo piangevamo. Alla gente può sembrare il contrario, eppure è così. Di, non mi dai del sadico se ti dico una cosa. Mi fa piacere che piangi. Ehi. Ma via. $10.000 al metro quadro. $1.000.000 alla stipula. Vista sul lago. 70 anni ancora a Milano. Vista sulla Buisa. Stia tranquillo, signore, è il modello più riuscito dell'anno. Maledetto Topo Gigio. Spegni quei fari!
1.800 gran luce. 300.000 lire di rottami. E non cammina. 1.800 gran luce. Gran luce. Gran luce. Gran luce! Il consolo di Germania. Chi ve le chiedersi così di situazione? Ma dove arriverà questo consumatore? Ah, chissà, chissà. Professor Villetta. Ordonato. Conte Cecagna. Molto piacere. Ingegner Codino. Ordonato. Dottor Trivio. Contessa Colpi di Marmellata. Ordonato. Conte Farina. Molto piacere. Onorevole Benegodi. Molto onorato. Conte Barzotto. Molto piacere. Onorevole Palla. Molto onorato. Dottore Quadroni. Molto onorato. Comandante Mauro. Molto piacere. Donna Gloria Oliveti. Molto piacere. Editori contatori. Molto onorato. Dottore Nelli. Molto piacere. Armatore Cassi. Molto onorato. Industriale Viaggio. Molto piacere. Donna Tosca Crispi. Molto piacere. Ingegner Lac. Conde Virilli. Cavaliere di Dotti. Comendatore Miragno, Dottor Cone, Cavaliere Gregori, Divigliani Andrea, Mettere Giovanni. Questo racconto descrive le conseguenze assurde e imprevedibili di un futuro atomico forse già cominciato. Questi saranno gli effetti che potranno colpirci senza che alcuno se ne renda conto. Le terribili esplosioni potranno insidiosamente trasformare gli uomini e da un momento all'altro anche noi potremo esserne contaminati. Saranno dei piccoli e lievi mutamenti che inevitabilmente ci distruggeranno. La città non era cambiata, ma Alessandra sì, e io ancora non lo sapevo. L'anno era stato un anno di paura, o meglio di sentimenti più intensi della paura, per i quali non c'è nome sulla terra. Molti prodigi e avvenimenti inconsueti si erano verificati da ogni parte, sulla terra e sul mare. Ma a pensarci, la città era effettivamente cambiata. Ero io che ancora non me ne ero accorto. In ogni modo, se la città era cambiata, mi occorreva del tempo perché potessi accorgermene. È meglio, credo, raccontare le cose con ordine, semplicemente e logicamente, se tuttavia semplicità e logica significano ancora qualcosa. Amavo profondamente Alessandra. L'avevo conosciuta per caso alcuni mesi prima e la mia passione, dal nostro primo incontro, era divenuta fatale. Malgrado il suo carattere dolce, Alessandra mi resistette a lungo. Infine, una sera, credo fosse la fine del mese di novembre, un vento freddo e glaciale investiva la città. Una sera, a voce bassa, Alessandra confessò di amarmi. Da molti giorni non avevo chiuso occhio. Quella sera caddi in un sonno profondo che si protrasse per 2 giorni. Thank you.
comprato i giornali e letto la terribile notizia, in preda al panico telefonai ad Alessandra. Ma tutto pareva andar bene, era tranquilla e decidemmo di vederci entro un quarto d'ora. L'aspettai per tutta la mattina. E quando le ritelefonai, mi dissero che se n'era andata in piscina. Poco a poco sentii la gelosia impadronirsi di me. Solo oggi mi rendo conto che quel sentimento mi impedì di ragionare con chiarezza come avrei dovuto fare subito. Avrei dovuto capire che tutto questo non era che una conseguenza della fine del mondo. Alessandra e io tornammo silenziosi a casa. Preparò il pranzo con aria sommessa e discreta. Qualcosa era cambiato in lei. Ma se Alessandra proprio non mi amava più, prima di separarci, volevo assolutamente conoscerne la ragione. Se vuoi una Coca-Cola, ce n'è. Allora non vuoi dire perché non sei venuta all'appuntamento? Non sono venuta. No, non sei venuta. Sì. Ma davvero, Alessandra, che cosa accade? Non capisco. Sono io che te lo chiedo. Siccome ti dico che non capisco, potresti almeno dirmi qualcosa? Se vuoi una Coca-Cola, ce n'è. Alessandra. Alessandra? Sì? Non mi vuoi proprio dire perché non sei venuta all'appuntamento? Te l'ho detto perché sono andata in piscina. Ma non l'hai detto? Non lo sapevo. Cosa non sapevi? L'appuntamento o la piscina? Che cosa non sapevo? Sono io che dico questo. Sì, sei tu che lo dici. Smettila, Alessandra. Ma che cos'hai? Sei matto? Su, che non ti ho fatto tanto male. Sì che mi hai fatto male. Alessandra.
perché non m'ami più? Io ti ex amo. Chi era quel tizio alla piscina? Quello che abbracciavo? Sì. Non so, non l'ho mai visto. No, niente. Allora dormi qui? Assolutamente. Perché assolutamente? Si dice evidentemente. Evidentemente? Cosa vuol dire? Chiaro, logico. Logico? Cosa vuol dire? E tu, anche tu hai ex amore per me? Sì. Alessandra era di nuovo con me, vicina e desiderabile. Dopotutto non mi importava altro e perciò decisi di rimandare le spiegazioni al giorno dopo. Proprio per questa ragione mi alzai di buon'ora, approfittando del sonno di Alessandra per poter sistemare qualche affare urgente e tornare di corsa a stendermi vicino a lei. Fu in questa occasione che mi accorsi che la città era cambiata. Ancora non mi rendevo esattamente conto di quello che era accaduto, quali danni l'esplosione avesse realmente causato, che cosa fosse mutato in Alessandra. Inafferrabile aveva toccato la città, le sue strade, i suoi caffè. Le persone agivano in preda ad una specie di sorda e misteriosa isteria. Facevano largo consumo di pasticche dal potere indefinibile, ma sicuramente nefasto. Era evidente che ora per ora un oscuro e orrendo male stava lentamente corrompendo la mente umana, anche se in fondo ogni cosa sembrava essere rimasta tale e quale. Ma nella persona che amavo era bruscamente scomparso ogni senso morale, o peggio ancora, mancava totalmente quel sentimento di libertà che ancora ieri possedeva anche l'ultimo degli uomini. Sei già alzata? Assolutamente. Devo andare fuori. Ma ieri sera avevi detto...
dove vai? In piscina? No, oggi no. Pranziamo insieme? Ok. Ma cosa cerchi? Il rossetto. Ma verrai? Non lo so. Se hai appena detto di sì. Sì. Cosa vai a fare fuori? Devo vedere Elisabetta. Non ti credo. Telefona, le vedrai. Aspetti, le passo Alessandra. Pronto. All'opera? Forse, d'accordo. Pronto? Pranziamo insieme dopo. Come verrà, ma non sa se verrà. A presto. So che il nuovo mondo è cominciato. Qual era il miracolo che mi aveva risparmiato? Ma so bene che da un momento all'altro anch'io posso essere contaminato dalla meccanicità orrenda, la morte della logica. Ecco perché mi sono deciso a scrivere queste parole su questo quaderno di scuola. Forse nei tempi che verranno qualcuno le leggerà con curiosità come l'ultima testimonianza del mondo della libertà. Per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca è per me la più grande che sia mai accaduta e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti.
10, hai la febbre. A stracci, sei finito. 7 righe, per forza. Stavolta mi sono dormito fuori la porta di casa, mi ha svegliato il monnezzaro. Allora oggi non magni. Non magno, sì. Chi è te stretto il cestino tuo, se me ne magno pure quello. Che hai detto? Aio, a proposito dei cestini, oggi io qua pure mi voglio tutti i ragazzini a mangiare. Dimmi un po' quale santo mi dà aiuta. Hai voglia a pregare, tra santi e sante. Tiè, guarda un po' là, mi sembra il museo. Perché, che c'ha di questi santi te? Perché San Gaggio, a ruba il pranzo del cane da Dio. È un cane, ma se fa certe magnate. Caviale, filetta ai feri, Ah, santi, ma se ne mangiavo tutto dall'ultima cena. Guardate, qua c'è un po' morto di fame. Allora non c'è proprio niente per me. Ma se ne mangiavo proprio tutto. Cazzita che te scomunico, sa. La corona. La corona! 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 A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco! No, non quello! Siete peggio di quelli che giocavano ai dadi ai piedi della croce, voi! Ah, pubblicani, blasfemi, il disco, scarlatti! Cottore! 2050 prima! Azione! Coraggio, suggeritore, suggerisca! L'alma decita, figlio della sparita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza simile. Ma no, Valentina, basta con quel birignao, non siamo mica la commedia francese. Azione! Figlio l'alma decita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio via il negro! Bianco e vermiglio, figlio senza simili. Sonia, ricordati che sei ai piedi di Cristo, non pensare al tuo cagnolino. Motore. 2050 terza. Azione. Suggeritore, forza. Figlio l'alma discita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio... Maledetti, adesso ci tocca ricominciare tutto da capo! Sonia, per favore, esci di campo che ricominciamo tutto, voilà. Motore. 2054. Azione. Figlio l'alma discita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio. La zuppa le cotta, la zuppa le cotta, vieni a mangiare. Oh! Oh, l'ha rimediato il cestino, Giumà? Ecco il cestino. Mangiate. A Giua, e te? Io? Io mi avevo un saccoccia. Che ce lo fa? Buon appetito. Grazie, Giua. Ci vediamo stasera.
hai? C'ho da fare. Vado a rimediare una comparsata, ma... C'ho da fare pure io. Dica. Permette? Vorrei da lei una piccola intervista. Ma non più di 4 domande. Ah, grazie. La prima domanda sarebbe: che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera? Il mio intimo, profondo,
arcaico cattolicesimo. Arcaico cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah. E che ne pensa della morte? Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione. Quarta ed ultima domanda. Qual è la sua opinione sul nostro grande regista Federico Fellini? Egli danza. Egli danza. Ah, grazie, complimenti. Arrivederla. Ehi! Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia, e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa? Beh, ho capito molto. Giro per la Tuscolana. Scriva, scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché è un uomo medio, è così? Beh, sì. Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista. È malato di cuore lei? No, no, facendo le corte. Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Tanto lei non esiste. Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve la produzione. E il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale. Addio. Come mai raccogliete fiori? Siamo niente da fa. C'hanno niente da fa. E voi che state aspettando? Ma che vuoi? Cavoli nostri. Cavoli loro. Ah, che bel cagnetto. Che razza è, dica? Che razza è? Mi pare un volpino. Una meraviglia, ammazzalo. Come si chiama? Si chiama Infame. Quante caruccio gli manca solo la parola. Me lo mangerei, Ti piace? Ma proprio tanto. Vuoi fare l'affare? Come un affare? Dove vendo? Ho pochi soldi con me.
Però posso farti un assegno. Mille lire che so. Dammi sta mille lire, tutto il mondo è paro. Mille lire? Eccole, tieni.
Angelo, che sei? Che sta a fare? Oh, io ci provo. Perché non apri la leccia la volata? Andate di quello tuo po' fogliarello, guarda che personale che c'ha. Si può sapere che scena prepari? Senti un po', darling. O Girimeo me la batto. Mi pare giusto. Già, è vero, mi ero dimenticato. Fare l'altra scena. Fare l'altra scena! 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 Lasciateli inchiodati. Lasciateli inchiodati! Lasciateli inchiodati! Ah, fate piano, ciao. Ah, bravo. C'ho fame. Mannaggia, mo bestemmio. Sì, provaci, un po' di un sacco di botti. Bel Cristo che sei. Mo secondo te non ci avrebbe ragione a protestare. Fa, ma guarda che dopo non te ci porto mica nel regno dei cieli. Starebbe tanto bene nel regno della terra io. Eppure oggi comanda il partito tuo. Sì, perché il tuo sarebbe meglio. Ammazza è tutta una razza. E con questo io non te capisco. Mori sempre di fame e sei dalla parte dei signori che te fanno morire di fame. C'è chi nasce con una vocazione e chi con un'altra. Io sono nato con la vocazione di morirmi di fame. A posto, non c'è tempo da perdere, andiamo. Via la sarta, via, si sbrighi, avanti! Il disco, mettete il disco! No, non quello, giocatori di dadi! Look, non quello! Immobili, mi raccomando! Il regista vuole che stiate immobili! Dottore. 442 prima. Azione. Maria. Non così, lo ripeta, più rapita, più pia. Maria. No, le ho detto che deve restare ferma, non agiti quei bicipiti. Ferma, lei è la figura di una palla d'altare, ha capito? Ferma. Maria! Stop! Che peccato! Mi becco lo freno sulla testa, anche cadere adesso! Non avete proprio nessun rispetto, blasfemi! Signora, sì. Ricominciamo da capo, su. Motore. Implorante, mi raccomando, è immobile. 442 seconda. Azione. Maria. Ah, il sole. Arrivederci, Febbo. Schiodateli.
Portatemi qualcosa di buono da mangiare. Ti asucchia. Attenta che c'è il cucino. Che strasciacca da bocca. Taglia che rosso. Sì, l'antipasto è finito, mangia il primo. A tracci, sbrigati che mettono la tessera. Allora la ricordi la battuta? Non fare il pazzo, c'è tutta la stampa romana qui davanti. C'è il produttore, ti rendi conto? Uomini politici, attori, attrici, la stampa specializzata. Avanti, vediamo, fammela un po' sentire questa battuta. Quando sarà nel regno dei cieli, ricordami al padre tuo. Avanti, ripetila ancora. Forza, forza, che cosa aspetti? Beh... Quando sarà nel regno dei cieli, ricordami al padre tuo. Sì, a Roma capita, ma qui una cosa veramente... Silenzio! Silenzio! Si gira! Silenzio! 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 Motore. 2150esima prima. Azione. Azione. Su, stracci. Quando sarai nel regno dei cieli, forza, dai. Azione. Che ha fatto?
aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo.